governante locale, ma anche col capitano che governa la, come si chiama, la tenenza, la compagnia di Terracina, e che è sempre vicina a tutti i comuni che stanno sotto il suo comando, ma in particolar modo a San Felice Circeo. Dicevo, la loro presenza è indice del fatto che questo problema è veramente attenzionato da tutte le forze di polizia, in particolar modo dai carabinieri. Ripeto, voglio portare proprio un esempio personale, no, di un tipo di truffa tipica. Io ho una suocera che vive a Napoli e che un giorno viene avvicinata per strada da due signori, i quali non so come facessero a sapere che io vivevo invece qui, che facevo il medico e che avevo avuto non so quale problema, per cui loro, che erano miei amici, mi chiedevano, allora io avrei chiesto di procurarmi 500 euro per pagare non so che cosa. E siccome mia suocera, sì, è vero che ho 83 anni, ma insomma è un po' come tutti quanti voi, bella, sveglia, simile, eccetera, faceva resistenza. Allora uno di loro disse, no, signore, guardi, adesso io glielo passo sul genero al telefono, e gli passo un cellulare. E questo signore dice a mia suocera, vuoi pagare, gli vuoi dare i soldi? E qui compiuto l'errore, perché siccome io sono molto rispettoso della mia suocera, qualche mia suocera, io alla mia suocera do del voi, come si fa a Napoli, e quindi lei capì che non potevo darle del tu, non avrei mai detto glieli puoi dare, e quindi li mando via. Però tante altre persone ci cascano, o se per puro caso quella persona ne avesse dato del voi, forse ci sarebbe caduta anche lei. Quindi veramente bisogna fare molta attenzione. Vede, Capitano, questa è una struttura che adesso lui ha fatto un po' cattivo perché deve fare così, però devo dire che nonostante sia inverno, faccia freddo, la gente non abbandona facilmente la propria casa, questa è una riunione affollata e diciamo che spessissimo si fanno incontri in questo circolo dei diversamente giovani, come dice giustamente il Presidente, su svariatissimi temi. Qui veramente, devo dire, non si tralascia nulla, insomma, dai temi sociali strettamente detti, ai temi medici, a quelli organizzativi, devo dire, sono iniziative lodevolissime. Noi li ringraziamo, ma ringraziamo soprattutto lei per la presenza e buon lavoro a voi, pure a me, che vado a fare un'altra cosa. Ma aspetta, resto volentieri. No? Mi sentite senza microfono, sì, vero? Sì. Sì. Scusate, ma io preferisco stare in piedi. Intanto mi presento, io sono Margherita Zanzini e sono il capitano comandante della compagnia Carabinieri di Terracina. Effettivamente, come ha già anticipato l'assessore, il mio comando abbraccia molti comuni, ben 13, e quindi non vi nego che è un impegno abbastanza grande, un impegno oneroso, ma che faccio con molto piacere. Ed è con lo stesso piacere che oggi sono qui con voi, perché ritengo che il nostro lavoro di dell'Ovoriente Mancini, anche dei due brigadieri che sono qui con noi oggi, più che un vero e proprio lavoro, debba essere inteso come una vera e propria missione. Perché soltanto se la si intende così si può fare con tanto spirito di sacrificio e con tanto coraggio quello che i miei uomini fanno tutti i giorni. E dico i miei uomini perché è vero che io ho un grande lavoro di responsabilità, perché io comando, ma ho la stessa oggettività per dire che è molto più difficile eseguire ed essere a servizio degli altri che mettersi dalla parte mia e dettare degli ordini e delle disposizioni, aspettare che gli altri le seguano e soprattutto che le seguono bene. Ma io sono pienamente soddisfatta dell'operato dei miei collaboratori, perché